Bene, salve a tutti miticissimi, bentornati in compagnia di Guerzo 86. I più scaltri nel vedere lo smartphone qui sotto avranno già capito di che cosa stiamo parlando. Siamo insieme a Xiaomi Mi 3. Mi 3 che devo dire l'ho scoperto in questi giorni, un telefono che non avevo mai avuto l'occasione di provare, ma devo dire che è davvero interessante, soprattutto per quanto riguarda il design, ricorda molto il Lumia 920, un design molto particolare che in casa Xiaomi ha fatto sicuramente il successo per quanto riguarda questo tipo di terminale. Andiamo ad accenderlo, non è la recensione di questo telefono che al momento monta una ROM in fase alfa, stiamo parlando della MIUI V6, MIUI V6 che vi volevo far vedere un po' le nuove caratteristiche tecniche, soprattutto per quanto riguarda l'interfaccia totalmente rinnovata. Dopo poi andrò a rimettere la V5 perché devo dire è molto più stabile per quanto riguarda anche un minimo di utilizzo giornaliero di questo telefono. Chiaramente i bug non sono molti, essendo una versione alfa, però insomma devo dire che se lo vogliamo sfruttare al meglio ci vuole la V5. V5 che è perfetta in tutto e per tutto, si aggiorna ogni venerdì come tradizione di casa Xiaomi e quindi andrò sicuramente a rimettere quella ROM. Perché? Perché la V6 è una versione, come ho detto, alfa che ha qualche problema, soprattutto nella registrazione video. Anzi, non gira chiaramente i video, scatta solamente fotografie. Quindi insomma andrò così a rimettere quella versione lì. Andiamo intanto a vedere le novità che in questa versione alfa si fanno notare. È cambiata tutta l'interfaccia per quanto riguarda questa versione. La V6 arriverà, si pensa, intorno ai fine settembre, primi d'ottobre. V6 che devo dire è molto vicina ad iOS di iPhone, ancora di più perché sono cambiate le trasparenze, sono cambiate le animazioni. Questo ad esempio è il tab delle notifiche, dove qui man mano ci arriveranno le notifiche, verranno incolonnate. Qui abbiamo in alto a sinistra l'orologio, se uno ci clicca sopra iniziamo a vedere tutta l'interfaccia flat. Devo dire che sicuramente assomiglia tantissimo ad un iPhone. C'è chi piace, c'è chi non piace. Chiaramente questi sono smartphone che si affacciano molto al mondo Apple e soprattutto al mondo iOS. L'animazione della cartella ricorda molto quella che possiamo vedere sui nostri iPhone. L'interfaccia cambia perché abbiamo detto nuove trasparenze, possibilità subito di andare anche a interagire con la luminosità. Adesso mi è arrivata una notifica. Come potete vedere, abbiamo la possibilità di andarla ad eliminare oppure con un tap andarla tranquillamente ad aprire. Andiamo un attimino a chiudere. Cambiano anche le applicazioni, rinnovato il design. Come potete vedere, tutto gira intorno all'interfaccia flat. Abbiamo anche il dial telefonico che si rinnova. Chiaramente questa versione è totalmente in lingua inglese, ancora la lingua italiana non c'è, o meglio c'è, ma dà moltissimi problemi nell'andarla a utilizzare. Con un pinch possiamo andare ad aggiungere nuovi widget. Come potete vedere, abbiamo il tab delle animazioni che si apre qui sotto. Abbiamo la possibilità di andare a spostare le nostre applicazioni all'interno del drawer che non ha l'app drawer, quindi è tutto quello che possiamo vedere è l'integrazione con il telefono, la possibilità di aggiungere widget all'interno della home, ma non c'è chiaramente un app drawer. Possibilità anche di andare a cambiare wallpaper tramite anche wallpaper online, se andrà a connettere con lo store di Xiaomi. Chiaramente abbiamo la possibilità di andare a scaricare tantissimi nuovi wallpaper. Abbiamo anche la possibilità chiaramente di andare a interagire con i nostri wallpaper all'interno del telefono. Se torniamo indietro, abbiamo anche la possibilità di andare a cambiare effetto. Cambiando effetto potremo vedere subito un'anteprima qui, come potete vedere in questo momento. Interfaccia devo dire molto molto interessante, mi piace molto, soprattutto per come gira, nessun tipo di mutamento, anche essendo una ROM alfa. Se non era per quel bug della fotocamera, che ve lo faccio subito vedere, entriamo nella no, anzi la camera l'abbiamo qui. Se non fosse per questo bug, adesso lo faccio anche vedere, vado a registrare un video e come potete vedere la videocamera va in conflitto. Questo mi un po' chiaramente nell'uso del telefono i video ci vogliono, soprattutto per noi che siamo amanti anche della registrazione video, quindi devo dire che è un bug un po' troppo fastidioso. Forse si aggiornerà anche con la futura versione, anche per quanto riguarda queste ROM leaked, l'aggiornamento avviene ogni venerdì, però insomma non ho tempo né voglia di aspettare.
Per quanto riguarda i menu, dei settaggi è stato totalmente rivisto, un'interfaccia molto accattivante, semplice, con tutti i vari tab in varie colorazioni. Vi faccio vedere un po', la lista che più o meno si assomiglia molto a quella, anzi rimane quasi totalmente invariata dalla V5 alla V6, però sono cambiati i toggle, sono cambiate, il design è cambiato leggermente tutto. Non abbiamo più il doppio menu dei settaggi che andava nei settaggi base a i settaggi totali, è stato rincolonnato tutto in un settaggio unico, forse anche meglio, ma insomma è sempre questione di gusti. Qui abbiamo l'app del meteo, l'avete già vista, poi abbiamo tutte le app di casa Xiaomi, abbiamo la possibilità di aggiungere i Mickey, di entrare nella categoria dei temi per andare a scaricare tutti i temi all'interno dello store di Xiaomi, quindi possibilità di interagire con questa ROM è veramente 360 gradi. Abbiamo un po' quello che manca in iPhone, ovvero i widget, abbiamo la possibilità di andare a scaricare i temi, abbiamo un design totalmente flat che devo dire mi piace davvero tanto. Peccato per questi primi bug, però insomma sì, chiaramente questa ROM è in fase alfa, sono 1000 gli sviluppatori, sono diventati anche di più grazie a un team di sviluppo per quanto riguarda queste ROM liquide. Questa era l'anteprima della V6 con Xiaomi Mi 3, successivamente andremo anche a recensire il telefono, andremo anche a mettere a confronto in casa OnePlus One contro Mi 3, quindi andremo a fare parecchi video per far ciò e per rendere la recensione molto più equilibrata, riandremo a rimettere la V5. Per oggi è tutto, un saluto miticissimi e ci sentiamo al prossimo video.